La mia intenzione è venire soprattutto per ascoltare, sono arrivato già notevolmente in ritardo per colpa del traffico, credo abbia incontrato anche tu, però insomma, non così in ritardo da non poter vedere questa bella riunione di presentazione dei candidati. Guarda, io credo che al di là dell'amicizia che mi lega già da un po' di tempo da alcuni di voi, e del resto penso che questa stessa amicizia, così come il motivo di questo invito che mi avete cortesemente rivolto, sia dovuto a una cosa, cioè che soltanto pochi mesi fa a Genova abbiamo dato vita a qualcosa che somiglia molto a quello che voi state facendo oggi in Tetria e ha avuto dei risultati al di là di ogni aspettativa. In un contesto oggettivamente difficile, come ricordava Marco, in cui il sindaco a Genova è espresso dalle coalizioni di sinistra con perimetri più o meno variabili, insomma sempre abbastanza stabili e con percentuali molto elevate, insomma, che di solito superano il 60%, se il candidato è uno solo non ci sono discussioni di doppitudini, di ballottaggi, eccetera, perché la partita si gioca subito al primo turno. Bene, in questo contesto oggettivamente difficile, con 13 candidati che esprimevano la sinistra, la destra, la Lega, il movimento di Grillo di cui nessuno sapeva ancora che era già di fatto diventato così forte, siamo riusciti a proporre una lista civica, la quale si è basata sul lavoro di molte centinaia di persone, circa 200 che prima hanno dato vita a un'associazione, poi circa 200 di queste persone si sono dedicate più attivamente al programma, facendo decine e decine di riunioni, e circa 250 di queste persone, soltanto in parte sovrapposte con i 200 che avevano fatto il programma, si sono candidate al Consiglio Comunale o ai 9 consigli di municipio. E con questa esperienza quasi interamente civica, poi c'erano anche dei candidati che venivano dalle esperienze politiche precedenti, in diversi partiti peraltro, con questa esperienza quasi interamente civica, in mezzo a 13 candidati siamo arrivati al ballottaggio. Intanto il candidato delle Sinistre Unite è stato trascinato al ballottaggio, cosa che a Genova non si vedeva da molto tempo, anzi quando c'era un candidato unico della sinistra non si era mai vista, e poi al ballottaggio ce lo siamo anche giocata perché 59-41 con buon distacco, ma non abissale. Mi viene da dire, se il centrodestra, se la Lega invece, il candidato del centrodestra invece di dichiarare che al turno di ballottaggio se ne andava al mare, o il candidato della Lega un po' più cinemente a dire che gli faceva tanti auguri ma che al secondo turno si sarebbe astenuto, forse adesso staremo a parlare di un'altra cosa. Allora, questo per dire che cosa? Non per dire che il merito mio è limitato, c'è un merito di un grande sforzo di tante persone che venivano nella stragrande maggioranza dalla famosa società civile, che poi vuol dire dalla città, da tutti noi, portatori di problemi ma spesso anche di soluzioni, perché su questi problemi abbiamo costruito anche il nostro lavoro, la nostra competenza, la nostra professionalità, la nostra voglia di fare. E quando noi riusciamo a trasferire in modo organizzato e visibile per i cittadini questa roba qui dentro alla politica, allora riusciamo a ottenere un grande risultato, che può anche diventare un risultato di vittoria. Devo dire, psicologicamente, essere arrivati secondi e quindi al ballottaggio a Genova, lasciandosi dietro il PDL, la Lega, Grillo, che è andato perso, e così è stato quasi una vittoria, se vogliamo. Bisogna naturalmente pensare a qualcosa di più, bisogna pensare alla vittoria davvero. Però intanto è una vittoria a tappe, non è una gara a tappe. La prima tappa si chiama primo turno e bisogna cercare di arrivare a primi due e quindi di arrivare al ballottaggio. Questo non è possibile con uno sforzo che nasce dalla città, come sta succedendo anche qui, e io lo vedo con grandissimo piacere, con grandissima soddisfazione. Non ha senso che io vi parli di programmi. Io ho frequentato Imperia per molti anni, per la verità, perché ho insegnato qui nel vostro polo universitario, nella facoltà di economia. Ma ovviamente in Feria non c'è molto che possa dire, se non da osservatore esterno, da un territorio come questo, con queste caratteristiche anche fisiche, anche geografiche, con questa vicinanza alla Francia, con questo paesaggio, con queste caratteristiche naturali, con queste produzioni agricole di altissimo livello,
ha obiettivamente molte carte da giocarsi rispetto a un'economia in cui bisogna essere molto competitivi. Non siamo più in un'economia protetta. Vedete, l'economia protetta che è stata l'Italia per molti decenni adesso è allo sbando proprio perché non può più essere protetta. Chi ha delle carte da giocarsi sul terreno della competizione internazionale o riesce a mettersi in condizione di giocare a calcio della competizione internazionale va avanti, gli altri no, non ce la fanno. Queste sono le regole attuali, non è che le possiamo scegliere oppure rifiutare, sono queste, dobbiamo giocare con queste regole qui. Ma a Iberia si può fare a condizione che anche la politica faccia la sua parte, quindi metta le imprese in condizione di lavorare, gli imprenditori in condizioni di, possibilmente, questo non dipende molto dal sindaco, ma di non essere gravati da tasse eccessive, di non essere gravati da vincoli burocratici eccessivi, di non essere oppressi da una pubblica amministrazione che spesso è ostile all'impresa, all'investimento, senza rendersi conto che questo poi è quello che crea il lavoro e in assenza della quale imprese, investimenti, eccetera, tanti nostri giovani se ne vanno all'estero o comunque fuori da questa regione che, come sapete, è una di quelle che ha il saldo migratorio di giovani peggiore d'Italia, forse addirittura peggiore d'Europa, ma non vorrei dire una sciocchezza. Allora, io, come dire, non vi posso portare altro che questa testimonianza per la quale serve lavorare sul programma, come hanno fatto a Genova così tanti, mettendomi in mano un documento che era bellissimo, con cui ho potuto stracciare tutti gli avversari sul terreno quantomeno delle argomentazioni, e poi con la qualità delle candidature, perché i candidati devono essere delle persone oneste, delle persone capaci, delle persone che hanno a cuore la loro città. Avere a cuore la loro città è una cosa molto concreta, io sono innamorato di città, vuol dire rompersi le scatole alla sera, al sabato, la domenica, fare riunioni, andare a fare sopralluoghi, andare a vedere i problemi concretamente, vuol dire questa roba qui, quindi non è semplicemente un fatto, come dire, di identificazione con patriottica, quasi, consentitemi, con i colori della bandiera, i colori della propria città, è voglia di farsi il mazzo, sentitemi il termine, per risolvere i problemi dei propri cittadini quando magari in proprio i nostri ce li siamo risolti da tempo perché abbiamo fatto carriera, perché abbiamo una bella famiglia, perché abbiamo un buon reddito, e che significa mettere a servizio la propria raggiunta tranquillità, le proprie raggiunte condizioni economiche, familiari, sociali, eccetera, eccetera, al servizio dei propri concittadini. Quindi questo è lo sforzo più alto e più nobile che si possa fare. Io davvero, quando ho saputo che qui stava prendendo corpo, ci siamo sentiti la prima volta qualche mese fa al telefono con il vostro candidato sindaco, che io non conoscevo ancora, quando ho saputo che qui stava prendendo corpo questo tentativo, che mi vedevo molto simile, no, a quello che avevo appena fatto a Genova, sono stato contentissimo e fin da allora dissi: se andate avanti, come spero, avrete tutto il mio appoggio, verrò anche di persona a dirvi semplicemente una cosa, che si può fare. E il fatto che io non ci sia riuscito, intanto non ci sono riuscito, ma di poco, comunque qualche cosa abbiamo fatto, non siamo rimasti proprio ai blocchi di partenza, ma il fatto che non sono riuscito ad arrivare fino alla vittoria finale è un aggiustamento della mira. Era anche una città obiettivamente dove era difficile, non per dire che qui sia facile. Attenzione, qui c'è una difficoltà in qualche misura simile a quella che ho vissuto io, ed è quella di rischiare che la società per bene, consentitemi questo termine, sia un po' schiacciata fra delle parti politiche un po' professioniste della politica. Noi non siamo professionisti della politica. Io, come sapete, ho fatto un mandato da senatore perché è capitato, io lavoravo all'università e adesso sono tornato a lavorarci. A un certo momento mi è stato chiesto di tappeggiare da indipendente la lista del PDL e essendo quel partito intitolato alla rivoluzione liberale, che era fortemente nelle mie convinzioni e tuttora è fortemente nelle mie convinzioni, io ho accettato. Indipendente vuol dire tecnicamente senza prendere la tessera, infatti io non avevo la tessera del PDL, non avevo quella di Forza Italia, di Alleanza Nazionale, non avevo mai militato in questi partiti, ma avevo lavorato all'università. Ma indipendente vuol dire soprattutto che quando io ho accettato, mi sono ritrovato catapultato in Senato da questa orrenda legge elettorale che ancora abbiamo, ho fatto il mio dovere e quando mi hanno cercato di farmi votare le schifezze,
e sapendo che andandomene ponevo fine a qualunque prosieguo di carriera parlamentare, perché firmavo la mia non ricandidatura, come infatti è avvenuto, perché adesso non mi aspettavo mica che mi riproponessero di ricandidare. Quindi vedete, c'è anche questo dato che è proprio di una lista civica di persone di qualità, quali voi siete, che non siamo tributari della politica. Noi facciamo politica per fare un servizio. Ci chiedono di fare una cosa che non, in cui non crediamo e che sappiamo non essere nell'interesse dei nostri elettori, ma soltanto dei presunti padroni, noi non la facciamo. Quindi io faccio davvero i miei migliori auguri, scusate, sono stato un po' lungo, ma ci tenevo veramente, io ormai sono tornato professore, le lezioni sono di 2 ore, quindi è andata ancora bene. Quindi dicevo, faccio davvero i migliori auguri al candidato sindaco, ma davvero a tutti voi. Credo che è un risultato positivo, io non conosco i sondaggi, però so che ormai i sondaggi non contano più niente. La situazione politica è completamente in ebollizione, le cose cambiano da una settimana all'altra, i cittadini si svegliano finalmente, tutti capiscono che non sono obbligati a votare come hanno sempre votato, ma sono invogliati a votare come finalmente sentono di poter fare per cambiare realmente le cose. Allora potrebbe anche essere la volta che si coglie qualche risultato insperato. E in ogni caso, questa è una lista che concorrerà per eleggere dei consiglieri comunali. Speriamo che elegga il sindaco, se non lo farà eleggerà dei consiglieri comunali che saranno guidati dalla persona del candidato sindaco e con questi comincerà una battaglia per il bene di questa città. E questa è davvero la cosa migliore che tutti quanti voi potete fare.